Mi prendo la libertà di inviarle la ricetta di una minestra che a Parma, mia amata città natale, è di rito nelle solennità familiari e non avendomi il giardiniere portato le rose, ho fatto subito la conserva seguendo le indicazioni della sua vicetta, modificandole come concertammo, cioè misi al fuoco 6 decimi. Ecco dalla lontana Sicilia una buona massaia che si rivolge a lei per chiederle dei consigli. La annoia? La colpa è tutta sua, che così bene sa diventare amico di chi consulta spesso il suo libro. Mi auguro che questa... Mio marito, che è un po' goloso, da un po' di tempo mi va magnificando certi marron glacé e mi stuzzica nell'amor proprio, dicendomi che non sarei capace di prepararglieli. Ho pensato allora a lei come ad un salvatore, un consigliere. Le anticipo i più sentiti ringraziamenti e quelli di mio marito. Il segreto del successo di Pellegrino Artusi sta nella sua curiosità e nella sua grande capacità di confronto. Nel giro di pochissimi anni riesce infatti a creare una fittissima corrispondenza con uomini e donne, signore dell'alta società, marchese, contesse ed umili casalinghe, che da ogni parte d'Italia gli inviano ricette, chiedono consigli e acquistano il suo libro. La prego volermi mandare contro assegno una copia del suo prezioso libro, volendone fare un dono ad una sposina, certa che sarà accolto con entusiasmo pari a quello che ho provato io. Pellegrino Artusi si tiene accanto l'Italia intera, da nord a sud, e costruisce una rete di saperi culinari in cui confluiscono le rarità di ciascun paese, le tante tradizioni e una varietà di storie e di sapori. Grazie anche alla sua incredibile capacità di relazione, conquista prima l'affetto degli italiani e poi quello del mondo intero. Mando in fretta e furia un caro ed affettuoso saluto al gentil signor Artusi, il Dante, l'Alfieri, i Carducci della cucina nostra. Mentre mi proponevo di inviarle i miei saluti, ebbi occasione di vedere il suo libro di cucina in mano dei signori americani quigitanti, che tanto mi domandarono di lei, essendo entusiasti del suo libro.